Benvenuti amici sportivi, da Emanuele Filoni, Davide Montebello. Vi danno il benvenuto appunto a questo pre-show di Extreme Rules. Una pre-show molto particolare, Davide. Già, che si rapirà, ragazzi, con uno forse dei match più tosti che non si può. Cioè, vacca boia. Kimberly Jason affronterà Debra Barton in backstage pro. Trovo un po' ingiusto comunque il collocamento di questo match nel pre-show, però vabbè, sì, probabilmente diciamo per un fatto di evoluzione di faida. Vabbè, ecco qua intanto le due ragazze che si scrutano da via. Ecco, partiamo subito. Mamma mia, oddio. Va bene. Kimberly Jason vuole vincere il match in un men che non si dica, però penso che Debra Barton non sia dello stesso avviso, Ricordiamo come si è partita per questa faida. Come si è partiti, aiuto, partiamo bene anche noi. Partiamo bene. No, che praticamente Kimberly era, diciamo, lì per diventare la sfidante numero uno a team, a WrestleMania. Però invece è arrivata Debra che ha detto no, tu non ci vai, voglio andarci io. L'ha spetasciata, procurandogli un ematoma cerebrale, se non erro, sì. E niente, Kimberly poi dopo WrestleMania è tornata più incazzata che mai e giustamente. No, ma comunque sia, ragazzi, scusate a casa, ragazzi, noi stavo parlando un po' così perché tanto è il pre-show, diciamo che il linguaggio può essere anche un po' più scurrile, un po' più Ma poi stasera, ragazzi, siamo ad Extreme Rules, cioè non è che siamo Noi siamo non anche è che all'arena, siamo infatti. Non è che siamo in un pay-per-view dove soft stasera di soft ci sarà molto poco. Oh, attenzione, qui ha preso un bombo. Oddio, mamma mia. Oh, sul ginocchio anche. Mamma mia. Il cranio di Debra, secondo me qua rischia la rottura, Kimberly Jason, ragazzi, fa sul serio. Ha preso una sedia, adesso Debra Barton, però mamma mia. Sulla spalla, secca e cattiva. Mamma mia, ragazzi. Beh, certo, Debra Barton è così grossa che se usa una sedia fa il doppio del male, cioè proprio. Beh, sì, quello sì. Solo che Kimberly deve stare. Mamma mia, deve stare attenta perché. Sì. Ragazzi, poi questo è un difficile da commentare molte volte perché comunque ci sarà poca tecnica, no? E quindi. Beh, sì. Beh, ricordiamo che la maggior parte dei match sono comunque a regola estrema, appunto, come dice pay-per-view, quindi. Sì. Non vedremo molto wrestling tecnico stasera, mi sa. Sì. Saranno match molto squalifiche. Mamma no? mia! Sì. Beh, la maggior parte sì. Ricordiamo che cadere lì sul lì c'è il cemento che fa il doppio il triplo del male. Specialmente con la zona cervicale della testa che specialmente il cemento lì fuori allo spogliatoio, perché dentro lo spogliatoio magari c'è un tappetino. Ancora. Però sì, infatti, è vero. Sì, nei confronti combattere dove si cambia nel lottatore, se possiamo dire così. Forse un po' più protetto perché c'è appunto quel leggero strato, però oddio. Meno male. Brava Kimberly. Mamma e mia. E poi la lancia contro le transenne, ragazzi. Devo dire la verità, Kimberly attenzione, che fa? Mamma mia, che botta. Qui gli ha rotto la schiena, Cioè, se non ce l'ha rotta, ora sì. Davide, tieni la voce per dopo, perché so che questo è un match comunque sia apprezzato, però dopo ci sarà tanto da commentare. O meglio, partiamo bene, se questo è il pre-show, Strilla e grida proprio. Ok, va bene. Così ci ammazziamo la voce subito, giustamente. Mamma mia. Devo dire la verità, io tifo per Kimberly, però Debra Barton purtroppo, come non fai a non darla in vantaggio in questo match? Sì, infatti, cioè Debra con con poche manovre ti rompe, cioè specialmente qui dove le sue manovre fanno il doppio del male. Sì, e poi o anche il triplo. Non è un ladder match dove dici vabbè, Kimberly è più veloce. Vabbè, dai. Sì, infatti. Sì, questa è una rissa. Cioè, come l'ha detto. Sì. Mamma mia. E poi ancora, attenzione. Testata di nuovo. No. Oh, mamma mia!
La lanciava contro il cassonetto là, quello che è, il baule. Sì, e ha rischiato anche di colpire questa, aspetta, così, questo tavolino sembra. Sì, vabbè. Dove si appoggiano gli attrezzi, credo. Sì, ma ha colpito comunque il cassonetto là, quello che è. Mamma mia, ragazzi. Sì. Cassonetti che, ragazzi, noi li abbiamo visti una volta, abbiamo fatto per prenderci in giro a vedere se riuscivamo a spingerli. Sono pesanti come... No, no, aspetta, è vero, io l'ho provato a sollevare uno... Davide mi ha salvato, ma ecco. Mi ha salvato Davide. Qui intanto è preparato, mamma ma fa... mia, non oh. Si salva, eh. Anzi, si sì, si, sì, uccide. Si è suicidata. Voleva beccarla in volo, però evidentemente la gravità era contro di lei. Sì. E ci può anche stare, alla fine dei conti. Tanto penso che abbiano proprio evacuato la zona, tranne quei 3-4 deficienti che sono rimasti lì, non so perché, vabbè. Sì, credo che siano dirigenti. I Matt, forse, credo Matt Curtis là in fondo, sì, e Matt Curtis, sì. E Patricia Ventura forse, e qualcun altro, forse qualche cameraman là in fondo, forse qualche straordinario le avranno dato, perché boh, sì. Starei qua, sì, là durante il match. Che comunque oddio, mamma. Debra sfonda praticamente la parete, sì. Oh no, si è caricata, no. Mamma mia che botta, aiuto, ragazzi. Non è finito, no, si continua, perché no. Comunque ci deve essere il capo tecnico degradato, no? Sì. In forma di grafica, quindi sì. Penso che... Sì, in effetti. Qui ci mamma troviamo mia. Subito però da un'altra parte, sembra che queste due veramente siano due Ferrari che vanno da una parte all'altra del backstage. Diciamo due carri armati corazzati. Sì, dai. C'è Kimberly fuori... Oddio! Forse un po' meno. Mamma mia. Beh, però Kimberly, ragazzi, non è così magra. Cioè, oh, qui te lo dici. Non è così magra, perché uno può pensare no. Sì, è che Debra che è grossa, cioè è diverso. Sì. Kimberly, non so se ti ricordi quando l'abbiamo, oddio, quando l'abbiamo, mamma mia, aiuto. Sul metallo. No, è sempre cemento, però no. È sì. No, forse è quello un po' pochettino ruvido. Sì, ruvido, bravo. È presente. Che dà fastidio. Infatti qui nella zona è un pochettino più ruvido il pavimento. La pavimentazione, ragazzi. Oddio, ancora. Mamma mia, ragazzi. Nulla, stavo dicendo che Kimberly, quando l'abbiamo intervistata, ragazzi, comunque non è piccola, eh. No. Cos'è, quanto sarà alta? 1,70 m più o meno, 70, 75 a dire. 70, sì, 73, 75, sicuri quelli. Il fatto che è ben piazzata, solo che sì. Ovviamente contro Debra sì, sembri una mammoletta. Ma Debra la intervisterai te o io? O tutti, no, ci andiamo in due. Io ho paura. Sempre, dai. Che? Dammi da solo. Oh, che è sta cosa? Io intervisto Mr. Soko da solo e basta. Ok, ma non penso che sarà da solo Mr. Soko. Vabbè, non distruggere i miei sogni. Oddio, mamma mia, aiuto. Per fortuna non l'ha fatto subito. Ecco perché non l'ha fatto subitone. Perché glielo vuole scaraventare contro. Mamma mia, la schiena lo grattugia sulla mamma schiena. Mamma mia. E poi no. Oddio, l'ha piazzato in mezzo ai due, sì, vabbè, ciao, dai, a quelli mobili, diciamo. Non mi viene il termine. Mobiletti, vabbè, quello che so, insomma. Tavolino e cassonetto, cioè, dai. Cioè, questo è quando smettono, oddio Spinebuster, di fare il match, e queste vanno in ospedale, cioè. Sì, sicuramente delle... Guarda, proprio escurazioni a gogo, ma escurazioni e ferite anche profonde, secondo me. Sì, non soltanto superficiali. Qui intanto Kimberly, bravissima. Mamma mia! Mamma mia, la testa di Debra è trattata malissimo, eh. Tanto c'è quel secchio che sembra che abbia le convulsioni. Sì, in effetti. No, perché sta lì, capito, e non cade, rimane là a giro insolare. Sì, fra il metà, fra il cadere e il non. Simpatico. Tanto qualcuno sembra aver rimesso le cose a posto nel backstage, perché quando noi no vediamo un'altra parte del backstage, sì. Per esempio in questa zona l'hanno rimessa a posto sì, ovviamente gli addetti arrivano, perché sì. Comunque per i lottatori che si devono cambiare il trono, lo spogliatoio a mezzo distrutto, dicono scusate, va bene, ma... sì, cioè, io almeno spero mettere a posto, sì. Noi sappiamo che ci sono anche altri spogliatoi, chiaramente meno, che non sono mai stati visti, perché comunque sono spogliatoi sì. Anche privati, no? Quindi questo qua è pubblico, sì. Se è proprio pubblico. Sì, quelli per esempio, fare qualche nome, quelli di Cougar, direi. Attenzione! Con la valigetta! E quella fa male. Comunque la dei nomi più lustri, sì. Sì. Mamma mia.
No, mamma Debra c'è ancora, ragazzi, aiuto. Questo è un Poi, mostro, non è oddio! una mamma. Che dolore incredibile. Fino adesso il match è quello che è, perché sappiamo che non è che ci possono essere manovre spettacolari, lo Sì, infatti. sapevamo, no? Insomma, soltanto botte da Orbi, però insomma, secondo me Kimberly se la sta anche giocando, Beh, Kimberly diciamo che è avvantaggiata comunque dal match. Sì. Oh, Perché comunque attenzione! può usare. Attenzione! Oh, mamma Oddio! mia, Con buonanotte! una gamba sul Sul bidone, sì? secchio. Sì, sul secchio il bidone, quello che Secchio bidone, è. ci frega cavoli. Eh Sì, bravo. sì. Partiamo subito bene, oh. Intanto sembra che le stia sussurrando qualcosa che noi non riusciamo a capire, ad afferrare. Sì. Gli sta dicendo tipo stai giù, se no ti faccio ancora più male, credo. Eh sì, Dal Debra, mamma labiale, mia, è forse. ridotta. Le due si guarda, Debra, veramente è ridotta malissimo, Debra, adesso, eh. Dopo Sì. questi colpi Beh, Debra recenti. ha preso tipo una decina di botte alla testa, eh. Non è che ne ha prese una o due che dici. Eh sì. Va bene, ci può anche Ancora? stare. Oddio! Ne ha prese di più. Attenzione! No. Ma E la testa Kimberly è di stanca ora, Debra. eh. Adesso. Vabbè. Fai te caricarti Debra in continuazione sulla schiena per fare le mosse, non è che è una cosa facile, però. Eh sì. Eh sì, Un attimo di Debra non pausa, c'è più. Sì, evidentemente. un attimo di pausa. Oh Oh, attenzione! no, super A kick vuoto! no, A no, 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 vuoto! mamma mia. O no, o no! Che fa la Carica, lancia! oh la Mamma lancia, mia! mamma mia. Kimberly che ha sbagliato, Sì. beh, comunque, beh, diciamo che ha sbagliato poi per noi, perché Per noi è non facile si poi. stanno. Sì, no. Oh, no, no, no. No, Ok, no, no. Debra. Tentativo di Alabama Slam Certo che. deviato. Ma qua hanno le telecamere, penso, affissate. Fisse sulla. Cioè fissate Sì, sulla sono. parete. Sì. Collocate là. Quelle che di solito si mettono Con lo sulle zoom, case, insomma. per fare un esempio. Sì. Per tenere sotto controllo la zona lì vicino. Oddio! Oddio! Oddio mio, Mamma ragazzi! mia. Qua è rischiato perché lì sono gli spigoli, non si scherza con queste Sì. cose. Sì, forse si è Attenzione! leggermente si è un po' graffiato la Eh schiena, Kimberly. Non sì, so se ci fai graffiata. caso. Vabbè, vabbè, quello diciamo che è la botta. Oh no, Oddio! Debra Bombo! Debra Oh no, Debra Bombo. Bombo! Mamma mia, Mamma mia, qua! Che botta, aiuto! ragazzi! Che Vabbè. botta! Kimberly mi sa che Ci saluta? ci lascia. No! Non è ancora No! capo! Mamma Mamma mia! mia, Arcarrana! Oddio! Oddio! Mamma mia! Ok, va Partono bene. mobili. Dai. Vabbè, dai, ci può stare. Si era inciampata, Oh, si qui Kimberly è era. bravissima. Vabbè. Poi? Sì, Alabama Slam. Oddio, Mamma, mamma mia. Sì, oddio! Hai visto dove ha beccato la sì. Cioè, testa? questi Cioè, due vanno contro il all'ospedale, muro. eh. Direttamente. Che fa? Abbastanza. No, 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 no. Non sul. Ah. Oh, oddio! Ma vabbè, ciao. Pensa se Debra. lui avesse seguito sopra il mobile. Avrebbe uccisa. Sì. Beh. Oddio, forse non. No, forse era meglio Oh, è sopra il rimasta in. mobile. È rimasta. Oddio, Debra, è rimasta Si è lì. incastrata nel coso, nel gancino della porta lì, che cavolo è. Oddio. E Sì. vabbè, Cioè, questa è ragazzi. una fortuna assurda. Debra parte è rimasta appesa come il bucato. La fortuna di Kimberly che si lascia vedere. Oh, adesso Kimberly la libera. Sì, la Sì, si è libera. agganciata nelle maniglie. Sì. Evidentemente, Attenzione, questo è un colpo di fortuna a favore della Violet, Colpo gobbo. Eh sì. eh. Sì. Oddio no. No, lì No, sopra, no, no, lì sopra, lì. no, no. Mamma mia. Oh, Dio mio. Vabbè, qui forse è l'unico colpo riparato che ha subito Debra. Sì, è vero, però comunque si fa sempre Cioè, male, mamma mia. Oddio. eh. Mamma Mamma mia. mia, povera Cioè, Kimberly. per i fan comunque Cioè. non deve essere. Ecco, forse è anche una questione di ambientazione. Perché è stato collocato nel pre-show un match del genere. Sì. Perché comunque non è. Vabbè, Cioè, non è vicino ai fan. oh, mamma mia, Oddio! sulla scatola. Sì. Sì, diciamo che è un match abbastanza violento, giusto un Abbastanza, po'. eh. Oddio! Mamma, vabbè, No, ciao. stavolta sul metallo, eh. Stavolta sul metallo, Davide. Mamma mia. Proprio sul metallo. Il match forse è game over, anche se non ci viene. Vediamo un po'. Se torniamo. No! No, 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 si continua. no. Mamma mia. No, no, che Questo fa qui dove va? Debra? Che fa No! Debra? Oddio! No! Vabbè. Forse Oddio Kimberly si è un santo. po' parata col tavolo. Eh sì, Ma col cavolo si è giusto parata, proprio. non penso. Forse. Ma non penso proprio. Forse,
Mamma mia, ancora contro il muro. E c'è anche la serie. Fra poco vedremo le macchie di sangue sul. Oh, vabbè. Vabbè. Però si è tagliata. Si è tagliata. Sì. Sì, mi sa di sì. Aiuto. No, controbatte Chop. Sì, bravo, si mette. No, mamma, oddio! Che colpo. Vabbè. Cioè, se due non... ancora. Queste due non si amano di certo, l'abbiamo capito. No. No, evidentemente no, ma manco ci vogliono bene. No, non c'è, non è, questa non è competizione, ragazzi. Cioè, questo è proprio violenza allo stato gratuito, allo stato puro. Oh, l'ufficio di sì, Johnino. Buonanotte. Sì. Di già Giannino è stato di massacrato. Johnny. Oh no, oh no, Debra. Oh no, sul tavolo! Oh! No, Debra con la cocciotta tirati giù un tavolo. Pensa un po' che forza. Col cocciotto. Oh. Kimberly intanto che non riesce neanche a uscire, cioè è proprio stanca, sì, questa. Oh, ragazzi, da quante 10 minuti che si stanno massacrando, come se non sì, ci fosse forse domani. 10 minuti? No, no, di più di 10 minuti. 14, 13, 14 minuti saranno. Sì, sono 7 minuti, sì, diciamo, anche. Mamma, oddio, vabbè. Questi si stanno massacrando. Oh, ancora. Oddio! La spigola della scrivania piccolina lì. Sì, della tavolina, insomma. Mamma mia, aiuto. Oh, via da lì, via. Oh, ancora. Kimberly è finita, Devi chiamare il capo tecnico di Kimberly. Che non ha... Cioè, devo chiamare non lo il so. Capo tecnico. Non lo so. Debra comunque credo che soffra giusto, guarda, un po' di dolori alla testa. Giusto un po'. Ecco. Sì, Debra è un po' Kimberly confusa adesso. Ecco, forse se fosse stato un match normale, proprio un match... Vittorio senza la prova avrebbe già vinto. Ora però non sa come mettere capo Kimberly, perché non si ritrova, no, in queste cose. Cioè lei comunque è brava. Ricordiamo che comunque ragazzi potrebbe anche aver subito una commozione cerebrale, Debra, cioè non è che cioè, con tutte Kimberly, le mazzate che si è presa la testa. Sì, infatti. Anche perché Kimberly cioè, ancora i poveri che hanno rimesso a posto l'ufficio dicono: oh, ma ci avete rotto le palle, basta. Sì, in effetti. Combattete altrove, cazzo. Sì, ma è la terza volta che entrano qua, no? Eh sì. Vabbè, la prima volta un attimo, giusto? La seconda volta. Vabbè. No. Vabbè, qua l'ammazza. No. Vabbè, ciao. Power bomb. Qua è finita. Di grazie, mi sa. E qui l'arbitro deve chiamare il capo. Non lo chiama perché probabilmente c'è ancora Debra lì vicino e quindi magari no, come last man standing alla fine, no? Sì, infatti. E se Debra interviene. Sì, Kimberly non si muove, Kimberly guarda anche, cioè è svenuta? Fa fatica anche a respirare. Dai, non vediamo da qui, però mi sa di sì. No, si rialza. No, e allora Debra la uccide qua. Si la prende a uccidere. No, mamma mia. Oddio. È finita. Questa è... Oddio, Debra Barton non si risparmia neanche a parole. Poi lancia la sedia. Mamma mia, ma qua è finita. Qua comunque, è finita. Cioè. Qua penso che sia veramente... No, non mi metto giù. Oddio. Cioè questo è veramente in stile telefilm, in stile l'ultimo. Sì, veramente, cioè Highlander, sì. Mamma mia. E Kimberly è tornata, che ma perché che... ma dai. Ma tu ti vuoi male? Infatti sì, non stai male in piedi. Mamma mia, va a prendere. Non ce la fa Kimberly. Si è beccata una botta alla schiena l'ultima che sì, per una paura pure, ma Kimberly sì, reagisce. Reagisce, però suplex, mamma mia, caro pezzo, però mamma stupidità mia. O no, Davide? Secondo me stupidità, cioè senza mezzi termini, anche perché se ecco, sì, se la prende la distrugge, ecco. Vabbè. No, non che ci sia rimasto molto da distruggere, però diciamo sì, in che effetti, in effetti fa ancora penso più che... danni di quelli, penso che servirebbe forse una botta violentissima, una Debra bomba su qualche cassonetto, una... sì. E poi addio. Sì, infatti. Cioè, però Kimberly qua trova contro... il bando della matassa, Kim... Oddio, cosa fa? Mamma mia, backdrop, aiuto. Mamma, santo guardate Dio. Che casino, ragazzi, Sì, ci ha passato un quelli che... Mamma mia, contro la scatola di fusibili. Sì. Mica. Qui c'è da stare. Qui c'è da stare attenti. Mamma mia. Minchia, se ti becchi una 220 non so quanto duri, Sì, infatti, in effetti penso che sarebbe la fine per chiunque, anche per la Debra. Tanto la serie sta rimessa lì, no? Penso da Patricia Ventura. Ecco qua la fine che fa.
giustamente. Ragazzi, oddio, no, no, oddio, no. Però... vabbè. Ecco, qui commozioni cerebrali a go-go. Cioè... ma Debra, adesso Debra, adesso è Debra a subire. Sì. Kimberly si è un po' ripresa dalla botta, ma anche guardala a respirare, cioè sembra un elefante dopo che ha smesso di correre. I fan sono tutti in piedi tutto... comunque sì, perché tutti a guardare sì. Come se volessero guardare al di là. No, attenzione. Oh, Kimberly. Ma Kimberly la guarda. No. Super kick! Mamma mia. E poi dice questa è una botta importante. Ma Debra non so se sarà messa capo, no, forse ancora no. Mamma mia. Okay, vai. Kimberly che fa? Deve decidere su da farsi. Molto indecisa Kimberly. Siamo, pensa alle fasi finali, Sì, infatti, da rialza. Anche perché Kimberly comunque è ormai, diciamo che non ce la fa più, cioè. No, Kimberly. No, Kimberly. È quasi che vince. Quasi che vince, ragazzi. Batta boia. Kimberly Jason batte Debra Barton. Si è beccata una bella fulminata, Mamma mia. Mamma mia che match, ragazzi. Noi torniamo tra poco perché ci sono rimasti poco più di 15 secondi. E sì. Ci sentiamo tra poco per lo show principale, ragazzi.